Una delle tante prove proposte dagli antitrinitari per negare l'esistenza della Trinità nella Bibbia è la seguente affermazione: siccome nella Bibbia non c'è la parola Trinità, allora la Trinità non può esistere. Ecco, questo è un assunto pressoché errato, semplicemente per il fatto che la Bibbia non esprima una terminologia specifica per riferirsi a un concetto, non vuol dire che la Bibbia non ne parli nel suo principio. Per esempio, la Bibbia non parla mai testualmente della parola ateismo, eppure il principio ben espresso nella famosa clausola biblica: lo stolto dice in cuor suo Dio non c'è. Ecco, questa è una chiara prova evidente che il concetto di ateismo e della parola ateo è presente nella Bibbia, nonostante la Bibbia non usi mai la parola ateo o ateismo. Lo stesso discorso vale con la parola Trinità. E come dice lo studioso John Bright nel suo libro Storia dell'Antico Israele, un concetto può benissimo essere esistito molto tempo prima che si venisse a creare una terminologia tipo per esprimerlo. Ciò significa che il problema sollevato dagli antitrinitari circa il fatto che la Trinità non può esistere semplicemente perché la Bibbia non usa mai la parola Trinità non ha alcun tipo di fondamento.